Dopo il 6x3 fatto installare lungo la trafficata arteria stradale di Via Po a Teramo come segno di protesta, il noto fumettista Carmine Di Giandomenico ha deciso durante il Consiglio Comunale di intervenire raggiungendo i banchi della Giunta e dinanzi al sindaco strappare la carta d'identità, o meglio una copia. Poi è andato via dicendo di non sentirsi più un cittadino teramano. Questo perché l'amministrazione d'Alberto non risponde al suo progetto legato all'installazione del Goldrake in piazza Garibaldi, idea raccolta anche molto bene ai fini del PNRR, ma nonostante questo, dopo quasi 4 anni, nessuna risposta. È stato un gesto che alla fine dimostra che si è perso tutti, non Carmine Di Giandomenico, né il sindaco, ma un'amministrazione che non è capace di dare neanche una risposta dopo 4 anni su un progetto regolarmente iscritto su una piattaforma che è ideate esattamente il 4 febbraio 2021. Questa risposta è sempre stata ritardata, mettendomi in difficoltà soprattutto nell'ambito nazionale, in quanto viaggiando per l'Italia, rappresentando la mia regione fuori dall'Italia con la mia professionalità e anche oltre, mi sono trovato costretto anche in questi ultimi giorni, sono stato a Montereggio in un festival riguardante il libro, a trovarmi a dover parlare della situazione di Teramo, visto che adesso l'attenzione sul personaggio in questione della struttura avrà una statua eventualmente a Torino e in più nel 2023 uscirà un videogame. Molti siti nazionali di settore stanno dando già per scontato che a Teramo si realizzi, quindi si è creato anche un cortocircuito mediatico di attesa dai fan che sono fuori Italia e in Italia. E più che altro il gesto non è, diciamo, è stato forte, emotivamente è stato molto forte anche per me. Perché per me rappresenta più che un attacco all'amministrazione, la fine di un'amicizia. Con questo lei metterà la parola fine a questo progetto oppure c'è la possibilità che venga esportato in un'altra città? No, io al momento preferisco portare avanti i progetti miei personali, non più corali per la comunità, perché da quello che si è vinto anche nel piccolo non c'è interesse da, credo, da nessuna amministrazione a far rialzare un territorio dopo le mie difficoltà.